Di martedì sport. Il vostro appuntamento sportivo è offerto da Cilento Gluten Free, Associazione Volontari Sangue, Darena SRL, Palestra Anima, Liupen Pizza, Pasticceria Madonna, Pronto Pizza, Agriturismo San Carlo. E buonasera a tutti voi, eccoci qua per iniziare insieme un'altra puntata di Martedì Sport, la 17ª di questa stagione 2016-2017. Siamo in diretta sul canale 668 del Digitale Terrestre, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook La TV di Guendalina e sul sito www.gvtelevision.it. E grazie ancora a tutti quanti voi, perché la puntata... l'ultima, quella di martedì scorso, ha avuto quasi 1700 visualizzazioni solo su Facebook, quindi grazie ancora di essere così vicini a noi. Di martedì sport, la trasmissione che si occupa, come sapete, del calcio dilettantistico territoriale. Stasera andiamo velocemente perché abbiamo davvero tanto da farvi vedere e naturalmente inizio subito a presentarvi i miei collaboratori, come sempre, da Clarissa Urti. Buonasera Clarissa. Buonasera. Massimo Sirignano. Buonasera. E questa settimana si è riposato, quindi stasera è più carico che mai. Lino Miraldi. Buonasera, buon San Valentino a tutti gli innamorati e auguri di buon compleanno a mio fratello, perché oggi è il suo compleanno. E poi voglio far vedere stasera Clarissa cosa indossa, proprio per questa sera San Valentino. Mi sposto un po'. Indossa un bel lucchetto rosso, sì, perché simboleggia appunto i suoi amori, perché con questo lucchetto lei li tiene tutti quanti ben custoditi, racchiusi nel suo cuore, quindi un simbolo di San Valentino, un lucchetto rosso della gioielleria Ranieri, piazza Vittorio Emanuele, i gioielli top di Valle Lucania. Io invito tutti quanti coloro i quali vogliono lanciare una freccia nel cuore di una donna di andare lì a comprare qualcosa, perché veramente ne vale la pena. Allora, ogni martedì vi stiamo presentando, vi stiamo facendo conoscere realtà importanti del nostro calcio, del nostro territorio, belle realtà, molte delle quali esistono da diversi anni e che sono state protagoniste nel corso degli anni in vari campionati di prima, di seconda, di terza, ma anche di promozione, come il caso di questa sera, una società sportiva insomma, che è entrata da tempo nel cuore dei cittadini lì di Marina di Camerota, perché abbiamo qui ospiti questa sera i ragazzi calciatori della Polisportiva Marina. Li ringrazio naturalmente, ma sentiamo prima chi sono, Clarissa. Sì, abbiamo tre giocatori stasera, che sono Luigi Martino. Buonasera. Vincenzo Merola. Buonasera. E Paolo Fiumarella. E diciamo subito che vengono da una vittoria davvero strepitosa, quella di domenica contro la prima in classifica. È stata una partita bellissima, 5 gol. Polisportiva Marina che ha vinto, pensate, quasi al 94esimo. Noi abbiamo naturalmente le immagini, poi ve le faremo vedere. Una partita davvero bellissima. Subito una battuta, cominciamo da Luigi. Beh, a un certo punto eravate sotto di 2-1, hanno avuto la palla del 3-1, poi quel grande finale, insomma, non ci speravate più. Vabbè, premetto, cioè, comincio a dire che è una partita, una delle quali proprio vale la pena assistere e vedere, perché è proprio stato un bello spot per il calcio, proprio uno spettacolo. Sì, eravamo sotto per 2-1, poi c'è stata la rimonta, uno scatto d'orgoglio, di grinta, di cuore soprattutto della squadra, che ha trovato le due reti, la prima per pareggiare e la seconda poi proprio nel finale, proprio nei tempi di recupero. Paolo è stato uno dei protagonisti, perché ha segnato uno dei tre gol del Marina. Insomma, la grinta
fino al 95esimo per vincere questa partita. Eh sì, abbiamo fatto una bella vittoria, ci abbiamo creduto fino alla fine, questa è stata la cosa più bella secondo me, al di là del risultato. Mentre Vincenzo, lui è un motorino lì sulla sinistra, si fa tutta la fascia dalla difesa fino a... Io ogni tanto tiro un po' le orecchie perché gli dico tu devi passare un po' di più la palla, ma lo dico per scherzo, lui davvero eh sì, a volte pecca un po' di egoismo a volte. Sì, ma comunque anche lui ha fatto una grande partita come tutti i 22 in campo, perché sia il Caprioli che il Marina insomma hanno giocato una bellissima partita. Dopo la vedremo, naturalmente parleremo più approfondito con gli amici del Marina per conoscere questa non una nuova realtà, perché come dicevo questa è una di quelle realtà che insomma vengono da tanti anni di campionati anche importanti, come dicevo prima, la promozione, adesso ripartita dalla terza categoria. Ma è bello vedere una campionato di terza categoria con squadre così preparate, perché prima il campionato di terza categoria era un campionato di anziani, adesso giovani, tutti giovani, belli, pronti, e poi scattanti. Si assistono a quelle partite che dicevamo prima. Naturalmente parliamo nella seconda parte, staranno con noi qui tutta la serata, li ringrazio ancora di essere qui con noi questa sera. Allora la scaletta la conoscete, eccellenza promozione e prima girone F, poi nella seconda parte prima girone G, poi seconda e terza categoria. Quindi andiamo velocemente ad iniziare con il primo campionato e quello di eccellenza, risultati della 20ª giornata. Battipagliese San Vito Positano 4-1, Faiano Picciola 5-3, Sorrento Valdiano 1-0, Nola e Bolitana 0-1, Palmese Castel San Giorgio 2-0, Santa Maria Rinascita Vico 1-1, San Tommaso Sant'Agnello 5-0, Solofra Audax Cervinara 0-0. Classifica. Ebolitana 50, Sorrento 42, Faiano Audax Cervinara 38, Battipagliese 32, Palmese 31, Nola 28, San Vito Positano 25, Picciola 24, Solofra 22, Valdiano Santa Maria 21, Castel San Giorgio Sant'Agnello 16, San Tommaso 15, Rinascita Vico 11. Ricordiamo che qui il San Vito Positano e Faiano hanno una partita in meno, c'è il recupero che si giocherà domani, 13 febbraio, quindi recupero della 17ª giornata, anzi 18ª giornata, partita che non si giocò per la nebbia lì a Positano, quindi domani si recupera questa partita. Dobbiamo dire un altro tassello importante per l'Ebolitana verso la Serie D, perché l'Ebolitana ha colto una di quelle vittorie per 1-0, ma importantissime su un campo, uno di quei campi, diciamo sempre noi, difficili, perché in effetti il campo di Nola è un campo difficile, una vittoria arrivata circa 20 minuti alla fine, con il giocatore che sta dando davvero il suo grande contributo alla causa proprio dell'Ebolitana, la sta spingendo verso appunto la Serie D, ed è Vincenzo Riccardi che ha messo a segno la rete decisiva anche a Nola, la 15ª di questa stagione. Vediamola subito, iniziamo la nostra serie dei filmati con il gol appunto dell'Ebolitana sul campo del Nola, gol che arriva al 26esimo del secondo tempo con un colpo di testa di Riccardi su un cross dalla destra di Pecora. Questo è un gol importantissimo per la capolista, ancora lui, come dicevo prima, Vincenzo Riccardi, che sta trascinando l'Ebolitana appunto verso la Serie D. Una battuta subito con Massimo, dicevo una di quelle vittorie fondamentali, un 1-0 però che valgono insomma il doppio queste partite. Queste sono le partite che alla fine pesano, perché vincere sul campo difficile come Nola non è semplice. E comunque poi vincendo sempre scoraggi pure chi segue di Rodite, ed è importantissimo, perché dopo la finale di Coppa Italia si poteva pensare un po' contro il colpo psicologico delle Bolitane, invece ha fatto due vittorie alla grande, quindi penso che continueranno con questa striscia e sarà difficile per il Sorrento raggiungere. Stare dietro l'Ebolitana, Lino. Insomma, no, anche se mancano un po' di partite giornate, ancora.
basta. Però Nebolitana, queste sono vittorie direi fondamentali. Vincere 1-0 fuori casa, prendere 3 punti è una cosa fondamentale. Nola è un campo difficilissimo, nonostante il Sorrento abbia colto appunto una vittoria che io ho pronosticato la vittoria del Vallo di Diano col Sorrento, mi sono stato smentito. E anche 1-0 del Sorrento a Valdiano. Quindi... comunque le Bolitane hanno vinto secondo diretto i punti sotto, ma diciamo la verità sono 10 alla fine. Sono 9 alla fine. Quindi... diciamo che comunque saremo, non voglio passare avanti, però il Sorrento ha preso i 3 punti a Valdiano, quindi sta ha dietro. Giocato in casa contro il Valdiano, ha giocato in casa e dobbiamo dire che il Valdiano ha fatto una grandissima partita e ha perso, ma ha perso onoratamente. Esattamente, è uscita a testa altissima dal campo di Sorrento, però con uno di quei gol, insomma, che la Cineteca e che insomma si riescono a realizzare una volta ogni tanto. Insomma, Valdiano che ha lottato, Valdiano che interrompe una serie positiva che durava tantissime partite, 7 per la precisione, 5 vittorie, 2 pareggi, quindi ha fatto una striscia davvero molto molto importante. E al momento comunque il Valdiano si trova fuori, anche se di un punto, dalla zona play-out. E dicevo, il gol, uno di quei gol davvero che si devono ricordare, perché è stato davvero molto molto bello. Vediamolo subito, mettiamo in onda le immagini. E il gol del Sorrento che arriva al 34esimo del primo tempo, come dicevo, spettacolare, Fontana Rosa, vedete? Fontana Rosa. Bellissimo il tiro, vedete di nuovo, collo pieno, palla che arriva, diciamo quasi nell'incrocio dei pali. Vorrei far intervenire qui i ragazzi. Luigi, secondo te il portiere poteva fare qualcosa di meglio su quel tiro oppure era imparabile, ecco, vederlo così? È un tiro che comunque ha assunto una traiettoria un po' particolare, comunque è bella anche la costruzione proprio dell'azione, cioè anche l'appoggio di petto del compagno, poi tutto di prima, è una cosa un po' che non ti aspetti, non era semplice secondo me. Paolo, da attaccante, segnare uno di questi gol... Fa davvero piacere, anche perché è stato decisivo per la vittoria. No, io penso che per il portiere purtroppo non ci sia nulla da fare, perché queste, come diceva Luigi, sono traiettorie difficili da valutare. Al di là della distanza, comunque il portiere non sempre si aspetta conclusioni da quella distanza. E poi la traiettoria della palla scendere così con una forza tale, penso che sia quasi imparabile. Vincenzo, sentiamo il parere di Vincenzo. Lui che di gol comunque ne ha fatti. E ne ha fatto uno simile, lo ricordo benissimo io, in un derby particolare. È vero, Vincenzo? Sì, diciamo che in carriera di gol di questo genere ne ho fatti. Comunque qui il portiere è stato preso, diciamo, in controtempo, quindi non poteva far nulla sul tiro. Complimenti. Primo, non ci crederai, ma guardare queste immagini, questo momento, mi ha fatto venire in mente il sogno che ho fatto stanotte. Allora, ho sognato proprio questo gol di Caleone di Insigne domani al Santiago Bernabeu. Facciamo il dovuto scongiuro, naturalmente lui l'ha sognato, speriamo. Vabbè. Scendiamo di categorie, insomma siamo alle nostre categorie e parliamo di una partita spettacolare, quella si è giocata a Ponte Cagnano, il derby tra Picciola e Faian. Faian giocava in casa contro la Picciola, squadra di Turco che ha vinto 5-3. Faiano che deve recuperare una partita, come ho detto prima, sul campo del San Vito Positano, attualmente terzo con 38 punti, un'eventuale vittoria porterebbe il Faiano ad un solo punto dalla seconda posizione alle spalle del Sorrento, quindi è un'ottima occasione questa, però naturalmente deve fare i conti con il San Vito che in casa comunque vende sempre cara la pelle. Vediamo questa partita spettacolare, i gol di questa partita che si è giocata sul campo di Ponte Cagnano, un derby appunto tra Faiano e Picciola. Possiamo metterli in onda? Un attimo ancora, chiedo a Gennaro, chiedo alla regia se... Eccoli qua. Allora, 13esimo, c'è questo tiro sul calcio di punizione dalla sinistra da parte del Faiano, il portiere della Picciola di Filippo respinge, palla poi su Mansur, cross dalla parte opposta di testa di Donna, che dunque porta in vantaggio il Faiano. Passano 2 minuti,
ancora un cross dalla destra, questa volta di Grieco, ancora di testa di Donna che batte per la seconda volta di Filippo, 2-0 per il Faiano al quarto d'ora del primo tempo. C'è la reazione della Picciola, naturalmente, e Delle Serre che mette un pallone in mezzo, c'è il perfetto colpo di testa di Merola che accorcia di distanza, 20esimo, e siamo sul 2-1 per il Faiano. Andiamo al secondo tempo, Faiano in attacco sulla destra, Pellegrino mette la palla in mezzo, respinta della difesa, tiro di Erra che colpisce il braccio largo di Camera ed è calcio di rigore per il Faiano. Batte Mansur, perfetto il tiro, portiere spiazzato e Faiano che va sul 3-1. 19esimo è la volta della Picciola, rimessa in gioco di Ferrara, palla su Picaro che la gira in mezzo, colpo di testa a seguire di Ciotti e la palla che entra in rete, Picciola che si porta sul 2-3. 33esimo c'è una bella combinazione sulla sinistra del Faiano con Mansur che serve Pellegrino, grande giocata dell'attaccante che poi serve un assist perfetto per Erra che deve solo spingere la palla in rete, 4-2 per il Faiano. Ma non è ancora finita, 41esimo c'è un rinvio da fondo campo di Senatore, Mansur ferma la palla, si libera di un avversario, passaggio in verticale bello per Pellegrino che tutto solo davanti a Di Filippo realizza la rete del 5-2 per il Faiano. Poi in pieno recupero la Picciola rende meno pesante questa sconfitta con un bel gol di Ciotti, sinistro che si insacca a fil di palo. Dunque derby spettacolare questo a Ponte Cagnano, vince 5-3 la Picciola, complimenti a tutte e due le squadre. Beh, questo è un derby, è sai, derby che poi veramente concilia il calcio, vedere un derby con tanti gol, cioè i derby sono gol, sempre avari di gol, 0-0, 1-1, 2-2, tanti spettatori anche, noi non li vedete dalla tribuna, da dove una bella giornata di sole e tutti i gol di ottima fattura. Di ottima fattura, cominciamo, qual è stato secondo te il microfono, ce l'hai, ma quello che ti è piaciuto di più? È il gol di testa. Sono stati tre di testa, quale dei tre? Diciamo il primo. Il primo. Per lo stacco, l'elevazione dell'attaccante. Paolo invece, quale hai visto? A me è piaciuto l'ultimo che ha fatto, se non sbaglio, il Faiano. Sulla giocata di Mansur, la palla in diagonale, in verticale sul compagno. Quella è stata una grande azione di Mansur, sì, perché personale. Anche come ha superato e poi, ha mandato il compagno in porta. Luigi? Io preferisco la giocata del numero 9 sulla destra, che è rientrato e l'ha messa di esterno per il compagno al centro che appoggia di rete. Grandi giocate, si dice che quando ci sono tanti gol, comunque, sono le difese, Rimo, che sono un sì, po', però, sì, però quando ci sono grandi attaccanti. Rimo, dobbiamo fare i complimenti al mister del Faiano, perché veramente quest'anno sta regalando calcio spettacolo a Faiano, e il Faiano, se non c'erano le Bolitana e il Sorrento, avrebbe vinto il campionato quest'anno, perché la Bolitana sta facendo un grandissimo campionato. Anche il Sorrento è un grande campionato. Diciamo che però le potenzialità che ha il Sorrento, sì, insomma, noi allora, diciamo che il Sorrento anche verrà promosso, perché sicuramente, dato il blasone, qualche squadra non si iscriverà al campionato e verrà ripescato. Però io già posso puntare i soldi qua su questa poltrona, che il Faiano l'anno prossimo vincerà questo campionato. Guarda Massimo, quello di qua del Rio. Io penso che Lino una cosa deve fare. Mi deve pagare già la pizza stasera per la scommessa che ha fatto. Quindi vedi, non fare troppe scommesse, che poi non immaginavo Maiese al Sassano, non era preventivato Maiese al Sassano. Continua intanto la rincorsa della Battipagliese ai play-off. Al momento non ci sarebbero, perché sapete, quando il distacco è superiore o uguale a 10 punti, quindi non ci sono i playoff. In questo momento sono giusto 10 punti, però insomma il campionato ancora sono tante giornate, quindi la Battipagliese deve solo vincere per sperare che appunto la seconda poi rallenti un po' la corsa. Vince comunque la Battipagliese al Pastena contro il San Vito Positano, una vittoria larga anche in questa circostanza, 4-1, e anche qua grandi gol. Andiamoli a vedere, mettiamo in onda le immagini appunto dallo stadio Pastena di Battipaglia. Al 15esimo c'è il vantaggio della Battipagliese, qua c'è una perla di Munard, un tiro interno destro dei 20 metri, perfetto, e palla che entra all'incrocio dei pali, vediamo il replay, grande gol di Munard, l'ex Salernitana, primo gol con la maglia della Battipagliese, bellissimo anche questo.
Ma al 24esimo c'è il pareggio del San Vito Positano, qui sugli sviluppi di una rimessa laterale, la palla arriva a Porzio che di prima intenzione calcia a raso terra e supera Robertiello ed è l'1-1. Al 45esimo la Battipagliese attacca centralmente con Campione, palla sulla destra per Marmoro, il tiro in diagonale di Marmoro e rete del 2-1 con la complicità del difensore del San Vito. Andiamo con le immagini del secondo tempo, 13esimo, lungo lancio di Giannattasio, deviazione che favorisce Diocurè, che serve Campione al limite dell'area, e vedete Campione, beh qua c'è davvero da fare i complimenti per questo tiro sinistro a giro, il 3-1, rivediamo anche questo grandissimo gol di Campione, palla nell'angolo alla destra del portiere. Ancora Battipagliese poi in attacco al 39esimo, cross dalla sinistra di Consiglio, palla su Siano che carica il destro ad incrociare e anche in questo caso si tratta di un grandissimo gol, quello di Siano che chiude il poker per la Battipagliese, dunque 4-1 ma 4 gol davvero di splendida fattura. Beh, qua stiamo parlando, cominciare da Mansur, da Munard, Campione, insomma Marmoro, ex Ferguson, Marmoro e poi l'ultimo di Siano, ma davvero la Battipagliese ha un organico di primo livello, perso qualche punto. Purtroppo questo organico Remo si è dovuto assemblare perché erano tutti giocatori nuovi, quindi sono partiti piano piano e ora la squadra sta uscendo fuori. Massimo, abbiamo detto in questo momento sono 10 punti di distacco dalla seconda, che è il Sorrento. Legata naturalmente alla Battipagliese anche i risultati del Sorrento. Della seconda, perché ci sarà la seconda contro la quinta, come sapete, per i playoff. È difficile comunque. Ma io mi auguro che per la Battipagliese possa recuperare, ma la vedo difficile, perché comunque il Sorrento è una squadra che perderà pochi punti come l'Ebolitana, quindi al momento la vedo un po' difficile, però nel calcio tutto può succedere. Mi auguro di cuore che per la Battipagliese possa disputare i playoff. Luigi, tifosissimo della Salernitana, lo sappiamo, ha visto. Lo sapevo che andava a finire qua. Non potevo non farti questa domanda mai, visto che anche in vabbè, lo conosco. In eccellenza, però non mi ha sorpreso. Lo sappiamo. Perché mi ha fatto gioire tante volte. Lo poi, soprattutto, bene. Prima che un calciatore, secondo me è un uomo serio, si è comportato bene a Salerno sia dentro al campo sia fuori, anche con i tifosi, è sempre stato un professionista. Paolo, invece ti voglio fare una domanda, ecco, sempre da attaccante, Campione. Campione giocava in promozione con la Carpazio, quest'anno a Battipaglia, il primo impatto è stato, direi, ha fatto non so quanti gol, ma è andato già in doppia cifra, quindi quando un attaccante di qualità non sente il cambio di categoria. No, quando è un attaccante del genere che ti stoppa la palla di destro, la pianta a terra e di sinistra la gira l'altro palo, può giocare sia dalla Serie D, dalla terza categoria, non ci stanno differenze. Le qualità, insomma, ce l'ha questo ragazzo e sta facendo davvero grandissimi gol. Vincenzo, ricordiamo la Battipagliese in campionati, diciamo, di categorie, diciamo, superiori. Di categorie. Tu segui un po' queste squadre di eccellenza, Bolitana, Battipagliese, ecco questi nomi, insomma, di grande. Diciamo più che altro la Battipagliese. La Battipagliese, che comunque, vedendo la partita, si vede che gioca bene, è un organico molto forte. E non solo la Battipagliese, anche se ha un allenatore Tudisco, ecco un altro grande ex della Salernitana. Più di Monard, però, dico più di Monard. Ha fatto la Salernitana con Brizzi. Vabbè, tu dici che ha fatto la storia della Salernitana, voglio bene. L'anno che siamo saliti in Serie B, lui, Grimaldo. Mancava una promozione da tanti anni. Breda. Parliamo adesso della Polisportiva Santa Maria, che ha perso un'occasione in casa, giocava contro la Rinascita Vico, ultima in classifica. Ed era davvero una grande occasione questa per guadagnare due punti in più, ha pareggiato 1-1, per staccarsi un po' da quella posizione, direi, abbastanza pericolosa, la zona dei play-out, un pareggio che è arrivato in rimonta circa 10 minuti
dalla fine, infatti la Rinascita Vico era andata in vantaggio nel primo tempo. Noi come sempre abbiamo il servizio, abbiamo fatto una sintesi del servizio pubblicato dal nostro collega Antonio Vuolo che possiamo vedere insieme. Termina in parità la sfida del Carrano per la Polisportiva Santa Maria contro la Rinascita Vico. Grossa occasione sciupata per i giallorossi che non sono riusciti ad ottenere l'intera posta in palio contro il fanalino di coda del raggruppamento B di eccellenza. La cronaca del match vede una partenza sprint dei giallorossi con Mascolo che serve un pallone invitante per Scarpa, anticipato dal portiere avversario. Gli ospiti però si difendono e quando possono si distendono in contropiede. Proprio su una ripartenza la Rinascita passa al tredicesimo con un tiro di Magaddino che inganna Venuti a causa di una deviazione fortuita della difesa del Santa Maria. La reazione della squadra di Nicoletti affidata a una conclusione di Serrone smanacciata in calcio d'angolo da Ciontoli. Al 25esimo nitidissima palla gol per il Santa Maria con un colpo di testa di Mascolo sugli sviluppi di un calcio di punizione che il portiere avversario si ritrova tra le mani. Al 31esimo sponda di Trimarco e tiro di Francesco Rizzo che costringe Ciontoli a rifugiarsi in angolo. Il preludio al gol che arriva due minuti dopo. Trimarco viene atterrato in area da battaglia e la stessa punta giallorossa segna il pareggio. A completa trazione offensiva la squadra di Nicoletti con Esposito al posto di Capitan Conte. Al 38esimo tiro di Serrone bloccato centralmente dal portiere della Rinascita. Clamorosa palla gol poi per il brasiliano Botura che dribbla il suo dirimpettaio e lascia partire un tiro salvato in extremis da Ciontoli. Al 44esimo gol annullato per fuorigioco a Esposito. È un vero e proprio assedio giallorosso nei minuti finali del match, ma il risultato non cambia. Beh, l'assedio finale che purtroppo non è servito a servire a realizzare quel gol che avrebbe dato una vittoria importante alla Polisportiva Santa Maria, ma come, insomma il campionato ci sono ancora partite importanti da vincere per insomma, rimanere alla categoria, soprattutto per evitare i play-out. Vediamo il prossimo turno, la 21esima giornata di questo girone B di eccellenza. Vediamo subito il quadro. Audax Cervinara, Faiano, Castel San Giorgio, Polisportiva Santa Maria, Ebolitana, Solofra, Sant'Agnello, Nola, Picciola, Battipaiese, Rinascita Vico, San Tommaso, San Vito Positano, Sorrento, Valdiano, Palmese. Due partite direi da vedere, soprattutto questa tra Picciola e Battipaiese, questo derby, mentre il Sorrento va su un campo, quello di Positano, come abbiamo detto sempre difficile, si gioca alle 11 la mattina. Insomma, il Sorrento ha il suo bel da fare domenica lì a Positano per cercare di portare a casa un risultato positivo, anche perché l'Ebolitana è impegnata in casa contro il Solofra, partita sulla carta direi abbordabile, però abbiamo visto che non sempre queste squadre di medio e bassa classifica insomma lasciano facilmente i punti sul campo. Comunque, Bolitane che ha la possibilità, vedendo anche la partita difficile del Sorrento, magari di recuperare ancora qualche punto. E Valdiano che gioca in casa contro la Palmese, il Valdiano degli ultimi tempi ci ha abituati a grandi imprese, dunque puntiamo sul successo del Valdiano, mentre il Faiano sarà impegnato nella difficile trasferta sul campo del Cervinara. Remo, Polisportiva Santa Maria che gioca a Castel San Giorgio. Scusa se interrompo, abbiamo già centinaia di contatti sulla pagina Facebook, tantissimi messaggi. Giovanni Pellegrino da Marina di Camerota dice forza ragazzi, grande Marina. Poi Nello Bomber gli Annuzzi, grande Max Sirignano. E poi un messaggio pure dalla mia miss Jessica Canoro di Caserta. Ciao Jessica. E da Lucrezia Gruppuso di Agropoli che saluta Clarissa. Ciao. Grazie naturalmente a tutti voi che state seguendo non solo sul canale in diretta ma su Facebook, grazie davvero di questa fiducia che avete in noi e che insomma seguite assiduamente il nostro programma. Promozione, girone D, vediamo i risultati della 20esima giornata, ecco subito il quadro dei risultati. Angri Scafatese 1-1, Buccino Volcei Vigor Castellabate 0-1, Real Poggiomarino Alfaterna Pagani 2-3, Rocchese Calpazio 0-0, San Severinese Giffonese 6-0, Santa Cecilia Costa d'Amalfi 0-2, Poseidon Baronissi 0-1, Riposa la Temeraria San Mango. Classifica. Calpazio San Severinese 40, Costa d'Amalfi 38, Rocchese 35, Baronissi 30, Pagani 28, Scafatese 27, Angri 25, Buccino Volcei 24,
Vigor Castellabate 21, Real Poggiomarino Temeraria San Mango 20, Santa Cecilia 17, Poseidon 8, Giffonese 7. Ma questo è quel campionato che insomma, parlavamo martedì scorso anche, che ci sta abituando insomma, a questi cambi continui in testa alla classifica. C'è stato un altro cambio questa settimana, però le due squadre sono appaiate, insomma si sono un po' diciamo, riconciliate tra loro, sono a pari punti. C'è questo, una volta la San Severese, una volta la Calpazzo. Assisteremo a un finale di campionato al Cardio Palma. A pari punti a 40. Io a Natale ti parlai di questo Costa d'Amalfi, E attenzione, sta uscendo perché fuori. Queste due squadre devono fare molta attenzione al Costa d'Amalfi, perché secondo adesso è a 2 punti dalle due capoliste, quindi diciamo domenica che entra, c'è lo scudo diretto, che entra di prepotenza nella lotta per il primo posto. E come dicevi tu, c'è lo scontro diretto domenica prossima tra Calpazzo e San Severinese e Costa d'Amalfi, che giocherà in casa contro la Poseidon. Quindi nel nuovo pareggio potrebbero ritrovarsi tutti e tre al primo posto. Però c'è da dire che Calpazzo ha già riposato, mentre sia San Severinese che la squadra del Costa d'Amalfi devono riposare la 24esima e la 25esima giornata. Quindi direi un turno importante. Un turno importantissimo. Intanto la Calpazzo direi torna a casa con un ottimo punto sul campo della Rocchese, che comunque è quarta in classifica. Dunque un pareggio che direi positivo secondo all'andata me. All'andata ripareremo la San Severinese vinse una sconfitta sonora alla Calpazzo, ti ricordi? In casa vinse 4-0 sì, mi pare. Sì, 3-4-0 sì. Okay. Quindi c'è la possibilità di ribaltare. Di ribaltare. E la San Severinese giocava in casa contro la Giffonese. Anche insomma, se dovesse vincere la Calpazzo, io non credo che vinca 4-0. Quindi alla fine, eventualmente, si arriva alla fine, i gol contano. La San Severinese è una vera macchina da gol. E ne ha fatti 6 nell'ultima giornata, anche giocava con la Giffonese, ultima in classifica. Mentre il Costa d'Amalfi, dicevamo prima, che si trova in questa posizione ottima di classifica, che ha vinto al Mastroianni di Eboli contro il Santa Cecilia 2-0, e la doppietta di Sandokan Criscuoli, Sandokan detto di soprannome Criscuoli, che ha fatto 14 gol fino a questo momento e sta trascinando il Costa d'Amalfi, la Tigre d'Amalfi, quindi davvero in una posizione di classifica eccellente fino a questo momento. Mentre c'è un autentico colpaccio questo Massimo della Vigor Castellabate, 1-0 a Buccino, qui Senese ha realizzato un gol direi fondamentale a questo punto, perché sono, a parte che la Vigor viene da ha fatto 4 risultati positivi, 2 vittorie e 2 pareggi. E insomma la Vigor sì, che si è quasi portata fuori dalla sì, zona play-out, quasi portata, però non devono calare di concentrazione comunque. Tanto grazie a Gennaro, penso per me non classifica. È un'impresa, perché comunque si vedeva che vedi dove la Vigor qualche settimana fa insomma sì, era vabbè, penultima. Ma il mister Graziani ha avuto un po' di tempo per quadrare la squadra, sicuramente ha messo qualche pedina negli 11 e i risultati stanno vedendo, per questo secondo me non è che non è un'impresa, però questo campionato è strano, perché il Buccino domenica scorsa è andato a vincere a Scafati e domenica ha perso il Vigor Castellabate. Comunque per me è una vittoria che ci può stare, perché il Vigor Castellabate è abituato a questi giorni di ritorno, partono male e poi anche il giorno di ritorno scorso ha fatto, con delle pedine, però gli faccio i complimenti, rinnovo i complimenti a mister Graziani perché ti ripeto, un allenatore che rischiava di bruciarsi dopo l'esperienza iniziale a Battipaglia, che è stato esonerato forse dopo due partite, si è rimesso in banchina e preso per mano questa ha preso una squadra, poi ha preso una squadra comunque in difficoltà, e questo ti fa capire che secondo me è un allenatore con gli attributi, un allenatore di carattere, si è fatto, quindi faccio i complimenti a lui e tutta la Vigor Castellabate. Mentre comunque, dimmi lì. Comunque la prossima giornata veramente può dare un segno al campionato, perché addirittura la Rocchese può rientrare in gioco per il primo posto, perché l'eventuale pari tra Calpazzo e Severinese, una vittoria del Costa d'Amalfi, una vittoria della Rocchese, metterebbe in gioco proprio il primo posto, perché arriverebbe a 38 punti la Rocchese, quindi a 3 lunghezze dalle Battistrada. Aspettavamo, insomma stiamo aspettando la prima vittoria della Poseidon, non è arrivata nemmeno questa settimana, ma è arrivata un'altra sconfitta per la squadra di
di Pessum, perde 1-0 contro il Salernum, segna Citro all'inizio del secondo tempo e qui davvero si sta facendo difficile, Massimo, per la Poseidon, anche perché insomma cresce il distacco. Cresce il distacco, quindi il regolamento play-out. No, ma al momento insomma, sono retrocesse già Poseidon e Gifonese, non c'è bisogno di dire più niente. Sì. A questo punto penso che debbano solo mettere in campo quanti più giovani e farli fare esperienze, perché penso che l'impresa è difficilissima, perché comunque... Anche se, ripeto, il regolamento play-out dice che comunque in qualsiasi caso ci sarà il secondo turno play-out. Allora, primo turno si farà tra la quintultima e la penultima. Non si farà. La terzultima e la quartultima. In caso di 10 punti non si fa questo, non si fa il primo turno. Il secondo turno però ho letto che si farà in qualsiasi caso, cioè significa che comunque la penultima e la terzultima faranno il secondo turno e quindi lo spareggio per chi resterà in promozione, anche se è superiore il distacco di 10 punti. Sì, infatti la prima puntata abbiamo avuto ospite Caramanda, se non ti ricordi, che diceva che bastava non fare l'ultimo posto quest'anno se ci poteva salvare. Quindi comunque se c'è questa finestrella, allora il va Santa bene Cecilia, però c'è da vedere sempre che Santa Rimo, scende, faccio vedere che Poseidon non vincerà neanche una partita quest'anno e vincerà lo spareggio. Sì, ma se non vince neanche una partita, Lino non farà il penultimo posto, penso, farà l'ultimo. Eh no, ma c'è un'altra Se tu dici non vince neanche una partita, ti voglio bene. Penso che l'ultimo in classifica la può battere. Ma non penso che deve fare. Vediamo il prossimo turno, così chiudiamo anche questa parentesi di promozione. Vediamo, mettiamo subito il quadro. Prossimo turno, già abbiamo detto, importantissimo. Calpazio Sanseverinese, Costa d'Amalfi Poseidon, Gifonese Buccino Volcei, Baronissi Poggiomarino, Scafatese Santa Cecilia, Temeraria San Mango Rocchese, Vigor Castellabate Angri, Riposa Alfa Terna Pagani. Abbiamo già parlato di questa partitissima tra Calpazio e Sanseverinese, ma è partita anche a cui guarda con grande interesse il Costa d'Amalfi, che ospita la Poseidon. E attenzione, perché poi, insomma, come dici tu, Lino, un'altra sconfitta. Però va a dare l'anima il Poseidon a Amalfi. Perché questa è una partita più difficile, secondo me. Luigi, quando si gioca... Io volevo intervenire prima per dire una cosa, se posso. Dimmi. Perché alla Vigor Castellabate, che milita in questo girone, è legato un bel ricordo della Polisportiva Marina. 2 anni fa, quando giocavamo in prima categoria, c'è stata una trasferta che rimarrà appunto nella storia della nostra squadra, perché al seguito c'erano 150 supporter del Marina di Camerota. Siamo andati lì a giocare contro la prima in classifica con il Castellabate. Allora ero sugli spalti, non in campo, e pareggiamo per 1-1, strappiamo un punto alla capolista, che lì era diventato un fortino il campo di Castellabate. Mi ricordo e dovevo era doveroso aprire questa parentesi, anche per sottolineare che quando cresce, quando ci sono i risultati in maniera camerota e cresce l'entusiasmo, c'è un seguito abbastanza importante di tifosi. E l'ho visto anche domenica. Ecco, stavamo dicendo, Paolo, non sempre, ecco, la prima o le prime che giocano contro le ultime si va sempre con uno spirito diverso o no? Cioè si va sempre con... tanto si vince e poi ci sono le sorprese. Ma non è solo il fatto in questo campionato, in tutti i campionati l'errore principale magari che commettono le prime in classifica è di sottovalutare la partita, mentre le ultime in classifica comunque si sa, come in Serie A con la Juventus, qualsiasi squadra dall'anima per fare bella perdere, figura, quindi giocano per niente da perdere. Ma comunque, paradossalmente, se il Calpazio dovesse vincere con la Sanseverinese e la Poseidon vince dall'anima e vince ad Amalfi, domenica sera sarà gran festa a Capaccio. Saranno un risultato, diciamo, clamoroso quello del, ma in bocca al lupo lo facciamo sicuramente, sarebbe un risultato. Ma sai quanti amici clamoroso quello della Calpazio nel Pesto, quindi caricano i ragazzi, impegnati, vanno a fare una difesa d'urgenza. Ricordiamo un'altra partita noi contro la Vigor Castellabate. Sì, sia in Coppa che in campionato, ma un esempio lampante di questa differenza tra prima e ultima nella classe
da riportare l'esempio nostro l'anno scorso contro il Pro Colliano, in cui eravamo praticamente in 11 con il portiere che tra l'altro giocava a centrocampo o in attacco, e finì 3-3 la partita, a strappare un grande pareggio con il secondo portiere che giocava da attaccante, terzino destro. Perciò dico, tante volte, sai, nella le partite vanno sempre giocate. Bene, passiamo velocemente alla prima categoria, girone F, subito risultati della sedicesima giornata, prima del girone di ritorno. Eccolo. Atletico Faiano Vignale 2-0, Campagna Valentino Mazzola 2-0, Centro Storico Salerno Coperchia 1-3, Olympic Salerno Audax Salerno 1-1, Baronissi Tramonti 1-2, Simone Fierro Acerno 0-0, Sporting Ponte Cagnano Fisciano 1-0, Virtus Picentini Real Bellissi 6-0. Classifica: Campagna 42, Centro Storico Salerno 35, Olympic Salerno 28, Tramonti, Sporting Ponte Cagnano, Simone Fierro 26, Valentino Mazzola 25, Virtus Picentini 21, Audax Salerno Vignale 21, Atletico Faiano 19, Coperchia Fisciano Polisportiva Baronissi 14, Acerno 12, Real Bellizzi 10. Allora, qui dobbiamo dire che Atletico Faiano e Virtus Picentini hanno una partita in meno, recupero domani, mercoledì 15 febbraio. E dicevo che la prima giornata del girone di ritorno ci riserva una... Ecco, ne parlavamo prima. Ecco l'esempio di quello che dicevamo un po' poco fa. E questa grande sorpresa del Coperchia che vince, terz'ultimo in classifica, che vince 3-1 sul campo del Centro Storico, che è secondo, quindi una vittoria importante questa per il Coperchia, che lascia comunque la penultima posizione, supera l'Acerno e aggancia il Fisciano, il Baronissi, a 14 punti. Mentre per il Centro Storico questa è una sconfitta che insomma fa male, perché insomma fa allontanare la squadra dalla prima posizione, e chiaramente i ringraziamenti arrivano da Campagna che batte 2-0 Valentino Mazzola e praticamente va in fuga portandosi a più 7 sul Centro Storico. Qui il Campagna ha vinto contro il Valentino Mazzola, segna ancora Costanzo, poi Perna, dunque, che ha messo poi la rete decisiva del 2-0, ma un Campagna che a questo punto insomma guadagna questi 3 punti inaspettati, dobbiamo dire, perché una squadra come il Coperchia, penultima massimo, va a fare questo risultato in casa del Centro Storico, quelle partite, risultati inattesi, proprio quello che dicevamo poco fa. Sì, ma può capitare, loro Remo sono partite sentite da quelle zone, quale salernitane, tante persone che si conoscono, quindi in gambo c'è quella rivalità forte. Per quanto riguarda il campionato, secondo me questa settimana è stata la settimana decisiva per il campionato, perché già il Campagna è una squadra attrezzatissima, ha dei giocatori di categoria superiore. Secondo me già per il Centro Storico era difficile mantenere questa risa, però con questi 3 punti che ha perso in casa penso che il campionato sia quasi chiuso. È giusto che fino alla fine non è niente di sicuro, però non penso che Campagna possa perdere tutti questi punti nell'ultime. C'è invece grande lotta per i playoff. Al momento sono 6 squadre che lottano appunto per gli altri 2 posti, per 3 posti nei playoff. L'Olympic fa 1-1 nel derby contro l'Audax Salerno, è terzo. Poi 4 squadre a 26 punti sono lo Sporting Ponte Cagnano, che con una rete di somma batte il Fisciano 1-0, il Simone Fierro, che non sfrutta però il turno casalingo, fa 0-0 contro l'Acerno, penultimo in classifica, il Tramonti che vince 2-0 a Baronissi, e Valentino Mazzola, che era già a quota 26, viene raggiunto appunto da Sporting, Simone Fierro e Tramonti. Bisogna tenere presente anche però la Virtus Picentini, che vince 6-0 netto contro il Real Bellizzi, va a 24 punti e come dicevo domani al recupero contro l'Atletico Faiano, in caso di vittoria insomma
supererebbe tutte queste squadre e si porterebbe direttamente al quarto posto. Una vittoria importante anche per l'Atletico Faiano, 2-0 contro il Vignale, una vittoria che insomma fa al momento tirare fuori dalla zona play-out la squadra dell'Atletico Faiano, che naturalmente a sua volta potrà sfruttare il turno, quello domani, del recupero contro la Virtus Picentini. Campionato, diciamo, per la testa della classifica quasi virtualmente chiuso, ma come detto c'è una insomma, grande lotta sia per quanto riguarda i play-off che per la zona bassa e quindi per i play-out. Il prossimo turno di questo girone, la seconda giornata di ritorno, vediamo. Acerno Polisportiva Baronissi, Audax Salerno Virtus Picentini, Coperchia Simone Fierro, Fisciano Olympic Salerno, Real Bellizia Atletico Faiano, Tramonti Sporting Pontecagnano, Valentino Mazzola Centro Storico Salerno, Vignale Campagna. Messaggi, Lino? Abbiamo deciso i messaggi da Camerota. Germano Martino fa un in bocca al lupo per domenica prossima, saluta i suoi compagni di squadra, poi un saluto per me da Porto Rico, da Vicky Medero, che mi manda gli auguri di buon San Valentino. Ancora saluti internet alla nostra cara Dana Angelescu, che ci ha portato i cioccolatini da Dublino. Grazie Dana del pensiero, saluti da tutti quanti noi. E poi tantissimi spettatori nonostante la partita di Champions. Scusa, prima che mi dimentico, noi volevo... non temiamo nessuna Remo, partita di Champions. Se poi mi dimentico e poi dimmi. Prendo le botte. Volevo ringraziare Nello Bomber di Annuzzi per il messaggio di prima, una persona che ci segue sempre e lo saluto. Allora, chiudiamo qui la prima parte di Martedì Sport. Nella seconda parte parleremo naturalmente degli altri campionati, ma soprattutto della terza Girone F con i nostri amici che ci hanno raggiunto qui da Marina di Camerota. Pochi minuti di pubblicità, restate con noi, abbiamo ancora tanto da farvi vedere e su cui commentare le partite appunto della primo Girone G, i due gironi di seconda, I ed L, e i due di terza, E ed F. A tra poco.